Vogliono e pretendono una carta d'identità per girare liberi e tranquilli. Una settantina e sedicenti profughi, ospiti alle Stiore a Treviso, che dopo aver ricevuto il no dell'ufficio immigrazione della Questura, nella tarda mattinata di oggi hanno minacciato di andare in blocco a protestare davanti alla sede della Prefettura. Perché hanno sentito che altre persone, dicono 5 da quanto mi viene riferito, non lo so, hanno questa carta d'identità. Allora hanno deciso di partire perché alcuni facinorosi hanno aizzato un po' la situazione. I migranti a gruppi di 3, con all'interno dei quali una sorta di capogruppo, si stavano già dirigendo verso Piazza dei Signori quando a bloccare la loro marcia l'intervento dello psicologo della struttura che li accoglie. Per un aspetto mediativo come psicologo e quant'altro, dalla struttura siamo venuti qui, abbiamo in qualche modo appunto cercato di mediare, c'è stato un incontro con la prefettura, con la questura, che sono stati molto gentili e molto disponibili. E visto che per ammissione dello stesso terapeuta i richiedenti asilo sarebbero fomentati per le loro richieste da qualcuno della stessa struttura, il rischio è che presto possa nuovamente scoppiare un vero e proprio caos per via di questi documenti. Un mese fa la stessa richiesta pure dai migranti della ex Zanusso di Oderzo. Comunque loro continuano a chiedere di più, anche perché si sono visti intervistati, si sono visti quant'altro, quindi hanno cercato un po' di farsi vedere.